I ragazzi della quarta B dell'Istituto Tecnico Agrario Vivarelli di Fabriano hanno chiesto ai cittadini cosa ne pensano della legalizzazione delle droghe leggere. Che ne pensa della legalizzazione delle droghe leggere per combattere organizzazioni mafiose? Questa è una bella domanda, non lo so. Sicuramente sono cose che non vanno bene, però se servissero da deterrente magari per il consumo o per infiltrazioni mafiose, potrebbero essere, il fatto di legalizzarle magari potrebbero essere una soluzione. Secondo me, riguardo la droga leggera, sì, anche perché molte nazioni europee lo stanno facendo, vedi la Spagna, ultimamente credo anche in Abruzzo è stata legalizzata per fini, diciamo, medici, credo che serva per abbattere la criminalità, sicuramente, sì, regolamentata, quindi tassata, eccetera. Cioè, né no e né sì. No, secondo me no. Legalizzarla no. Allora, sicuramente la legalizzazione delle droghe leggere potrebbe dare un colpo notevole al commercio, al mercato degli stupefacenti e quindi anche alle organizzazioni mafiose. Quello di cui non sono completamente certo e non sono completamente sicuro è se la legalizzazione delle droghe leggere, nell'ambito del mondo dei giovani soprattutto, sia un bene o sia un male. Da questo punto di vista non ho ancora le idee molto chiare, non saprei. È vero che se ne fa un uso e un abuso notevole anche adesso che sono vietate, quindi forse non cambierebbe di molto la cosa. Però non, sicuramente darebbero un bel colpo al commercio illegale. Sono assolutamente a favore perché comunque proibire non serve a nulla, comunque si trova sempre un modo per arginare questa cosa, quindi sono assolutamente favorevole alla legalizzazione. Forse sì, bisognerebbe fare come in altri paesi, di legalizzarla in un certo senso. Io sarei favorevole se lo Stato controllasse, diciamo, le droghe ritenute in un certo senso leggere, entro certi però limiti, entro certi limiti e approvate e controllate attraverso il Ministero della Salute, diciamo, in un certo senso, entro certi gradi. Sì, le droghe leggere tanto se lo. Sì, però dopo che non vanno oltre. Io sono contraria, ho riflettuto diverse volte su questa cosa. Il fatto di reperire facilmente in maniera legale, le droghe, dal punto di vista dei giovani, secondo me non è positivo. D'altra parte è vero che verrebbe sottratto comunque alle organizzazioni mafiose, sicuramente un'entrata grossa. Ma è sbagliato, io non le legalizzerei perché la droga è sempre droga, sono contrario a legalizzarle, assolutamente in tutti i modi.